Buongiorno da mamma seria, quale sono? Mi presento così in questo nuovo video, tutta bella struccata, meravigliosa, eh? Cioè, eh? Sono simpatica, eh? Questa cosa è terribile. Ok, allora, come vi ho promesso e come mi avete richiesto, vi faccio un video prime impressioni sui prodottini che mi sono arrivati da Sephora. Se mi seguite su Instagram avete già visto tutto, se non lo fate, male. Trovate tutti i link qui sotto, vi prego, seguitemi su Instagram. Allora, questi appunto sono i prodottini che ho ordinato e mi è arrivata in omaggio questa box che si chiama Box Iconic Beauty ed era e veniva data appunto in omaggio con un acquisto di non mi ricordo quanto entro il 25 ottobre e ci sono appunto dei campioncini e voglio provare insieme a voi un po' di cosine. Poi vi farò vedere anche cosa c'è dentro la box, quella che è arrivata. Allora, intanto inizio a stendermi la crema e questa è l'Effaclar Duo. Se intanto sentite Tommaso sotto, è perché appunto è qui in camera con me, perché il papà e Alessandro sono andati a fare la spesa. Allora, a me questa crema piace tantissimo perché si assorbe velocissimamente e mi fa anche da primer. Allora, vado a prendere il primo prodotto. Allora, quello che volevo provare con voi è il Double Wear di Estée Lauder, di cui ho sentito parlare tantissimo e quindi, visto che ho finito il mio Fix Fluid, ho deciso di provare questo. Allora, per la colorazione, non essendo andato in negozio, io mi sono affidato a un sito che vi metterò qui nell'info box. È una genialata quel sito lì. Praticamente voi inserite il fondotinta o i fondotinta che utilizzate di più e lui vi fa la comparazione e vi dice a che tonalità corrisponde di un'altra marca. Io utilizzo l'NV20 del Fix Fluid di MAC e come colore mi hanno detto che il mio è il 2C3 fresco. Allora, questo è il packaging, dentro c'era anche l'antitaccheggio, buttiamo via tutto, a parte il fondotinta, e qua ho preso anche la pompetta. Quindi adesso vado a montare tutto. Ed ecco qua. Adesso provo a stenderlo, io lo stenderò con la Beauty Blender. La pompetta no, no. Ah, ok, genio. Allora, due pushate, vediamo cosa succede. Allora, ragazzi, la colorazione è quella, perfetto. L'ho detto io che è una cosa meravigliosa quel sito lì. Allora, ne prendo ancora perché la Beauty Blender me ne ha assorbito parecchio. Allora, sulla pelle è leggerissimo. La copresa con la Beauty Blender è medio, però è stratificabile. Riuscite a vedere qualcosina? Benissimo, adesso lo lascio lì ad asciugare, vediamo se si ossida oppure no. E chiudiamo con il tappino il fondotinta. Come correttore vado ad utilizzare il Pro Longwear Concealer di MAC. Io utilizzo la colorazione, non utilizzo una colorazione, non c'è scritto, non mi ricordo più. Fantastico. Una pusciatina, anzi mezza se riuscite.
Ora vado a ridelineare le sopracciglia con questa matita di Kiko che avevo accantonato perché dava sul rossastro, però adesso che ho i capelli appunto rossi va benissimo. Infatti è quasi finita. Allora, nella box Iconic Beauty c'è un sample dell'Urban Decay Primer Potion e quindi vado ad utilizzare quello. Poi per il trucco occhi vado ad utilizzare la Naked It. Adesso faccio un occhio e poi l'altro lo facciamo assieme. Allora, il primo colore che vado ad utilizzare è Once o qualcosa del genere e lo vado a stendere su tutta la palpebra, quindi mobile e fissa, con un pennello a lingua di gatto grande. Questo qua è di Zoeva, della linea Rose Gold ed è il 325 Luxe Brow Light. Poi, come colore di transizione, vado ad utilizzare Sauce e utilizzo sempre di Zoeva il 227 Luxe Soft Definer. Allora, finché faccio questa cosa, vi dico. Allora, la Naked It io ce l'ho da un bel po'. L'ho già usata ed utilizzata ed è una palette come tutte le Naked che io adoro. Quindi non è una prima impressione, è un'impressione sicura. Ok, ne aggiungo ancora un po' e continuo a sfumare. Benissimo, poi vado ad utilizzare Dirty Talk e lo picchietto con un pennello a lingua di gatto, questo è di Essence. Io ragazzi questi colori veramente li adoro, poi mi stanno benissimo con gli occhi chiari. Ecco, attenzione a non fare questo. Ora con un pennellino a penna, appunto, vado a mettere nell'angolo esterno Ashes, che è questo marrone scuro. E utilizzo questo piccolino di neve. Vedete come da profondità? Riprendo Sauced e vado sotto e di nuovo Ashes e vado qui nella parte più esterna. Ora inizio a sfumare con il 217 di MAC. Riprendo il 227 di Zoeva e sfumo assieme. E questo è quanto, cioè una cosa molto molto veloce. Vado a sistemare i fallout. Allora, ragazzi, il fondotinta è asciugato. Si sente appena. E l'effetto mi piace tantissimo. Ora voglio vedere la durata sulla mia pelle che è mista.
Ci sono parti molto molto secche e altre che sono grassissime. Allora, siccome mi manca qualcosa, vedo che manca qualcosa, l'eyeliner ormai non lo uso più perché ho una certa età, insomma. Con il pennello, lo yellow liner di Denve Cosmetics, vado a riprendere il colore di prima, Ashes, quello scuro, e vado a delineare. E faccio lo stesso sotto. Per gli occhi vado ad utilizzare questo primer di Essence che ho acquistato qualche settimana fa. L'ho già utilizzato due volte, due o tre volte, e mi sta piacendo veramente tantissimo. Si chiama Volume Booster Lash Primer. Riuscite a vedere l'effetto? Stupendo. Come mascara invece vado ad utilizzare questo che è della Design Edition di Essence ed è il I Love Extreme marrone. Ultimamente io ragazzi sto utilizzando tantissimo il mascara marrone. Lo trovo molto più naturale. Unica pecca di questo qua è il pennellino che non mi piace tantissimo, però mi pettina bene le sopracciglia. Allora, ragazze, nella box Iconic Beauty dentro c'era un campioncino di Lip Maestro di Giorgio Armani. Quindi ho... Bam! Mamma mia, ragazze, è qualcosa di, cioè, è di un comfort assurdo, assurdo sulle labbra. Il colore è fantastico, ma veramente fantastico. Bellissimo, mio Dio. Ecco, queste cose ti tentano tantissimo, anche se hai miliardi di rossetti, queste cose qua ti tentano. Cioè, vi giuro, ragazzi, io non ho mai provato una tinta così confortevole sulle labbra. Il pennellino è fantastico, è precisissimo. Sembra di avere velluto sulle labbra. Mio Dio, è meraviglioso. Bene, ragazze, questo è il trucco finito. Lasciamo pure le orecchiette in questo modo qui, carino e puccioso. E vi faccio vedere... Scusatemi. Allora, ragazze, ho provato quello che dovevo provare. Vi faccio vedere un attimino cosa ho trovato nelle box e gli omaggini che mi hanno dato. Qui c'è l'Armani Code, che è un campioncino di profumo, il Face Fabric di Giorgio Armani, okay, che ho visto adesso come primo ingrediente al ciclopenta xiloxane. Sono degli scioglilingua queste cose. Poi il campioncino del Black Opium che ho già provato ieri, cioè l'ho annusato perché non vedevo l'ora di sentire questa profumazione e cosa dire, cioè lo adoro. Un siero di Elena Rubinstein, mannaggia, potevamo provarlo, mi sono dimenticata. Sì, di Giorgio Armani. Un campioncino di La Vie Belle di Lancôme. Acqua di Jo Pour Homme che utilizzerò io perché è buonissimo, mi piace, lo adoro. Acqua di Jo, l'ho detto, sì, di Giorgio Armani. E poi un campioncino del Tempt Idol di Lancôme. Ecco qua, ragazze, questo è tutto. Ci tenevo appunto a provare questi prodotti con voi.
e voi ci tenevate a provarli con me perché me l'avete appunto richiesto. E è da un po' che non faccio video get ready e di questo genere, quindi non so cosa possa essere uscito. Dalla telecamera mi vedo rossissima, giallissima, scurissima, insomma, spero poi in editing di riuscire a fare qualcosa di salvarle un po' meglio. Oggi vado a tagliare i capelli, per quello mi vedete in queste condizioni, perché i capelli fanno fastidio e quindi devo mettere questa cosina qua, molto pucciosa e carina. Vediamo se riesco a farvi vedere spegnendo la luce realmente il trucco. Madonna, che occhiaie! Stanotte ha fatto casino Tommaso, quindi è colpa sua. Cioè, guardate questa tinta, no, vabbè, ragazze, cioè, è fantastica. Insomma, spero vediate qualcosa a parte le mie occhiaie. Facciamo così. Ok. Ragazze, io vi saluto. Questo è tutto. Al prossimo video. Ciao. Mi raccomando. No, no, no. Cosa vi dico? Ma cosa vi dico? Vabbè. Ragazze, una cosa. Allora, siccome mi è già capitato che sotto qualche video qualcuno di voi mi dice: Madonna, ma hai fatto video perché me li sono persi tutti questi video? Attivate la campanellina, basta fare ting, attivare la campanellina, quindi quando uscirà un nuovo video, visto che adesso mi ci sto applicando, vi arriva la notifica. Poi se volete vederlo bene, se non volete vederlo, sapete che è uscito un video e potrete guardarlo quando volete. Comunque attivate la campanellina, è semplice, è semplice. Qui sotto, come sempre, trovate nell'info box tutti i link ai miei vari social. Basta. Ciao!